Buonasera. Allora, per i miei amici italiani, ho deciso di registrare anche la versione italiana di questo piccolo video. La domanda è: quanti anni di vita sana possiamo ottenere con uno stile di vita sano? Allora, per rispondere a questa domanda, naturalmente, quello che faccio, quello che ho sempre fatto, è di cercare di trovare le diverse evidenze che messe insieme in un puzzle mi possano o ci possano dare una risposta o perlomeno un tentativo di risposta. Parto da questo studio che è stato di recente pubblicato su JAMA Internal Medicine. In questo studio abbastanza grande hanno praticamente stratificato la popolazione in base a dei criteri che sono il peso corporeo, l'attività fisica, il fumo e il consumo di alcol. Quello che hanno visto è che le persone che hanno un indice di massa corporea per ora 25, che sono attive fisicamente, non fumano e bevono alcol in moderazione, possono vivere circa 10 anni in più senza malattie rispetto a quelli invece che non seguono questi criteri, quindi sono sovrappeso, sono sedentari, fumano e bevono in eccesso. Per preciso, 9,9 anni per gli uomini e 9,4 per le donne. Se guardiamo meglio i dati, vediamo che le patologie di cui parliamo sono il diabete tipo secondo, l'infarto del miocardio, malattia ischemica coronarica, l'ictus, il cancro, l'asma e la broncopneumopatia cronico-ostruttiva. E quindi si è visto che le persone che hanno, man mano che le persone diventano più sane, cioè hanno più basso peso corporeo, non fumano, si muovono di più e mangiano meglio, gli anni passano da 21,7, quelli sono gli uomini più malsani, a 30,9 anni, passati i 40, e per le donne da 21,6, quelle che sono poco sane, che hanno uno stile di vita scorretto, a quelle che sono le più sane, possono vivere un 30,7 anni senza sviluppare nessuna di queste patologie. Il secondo studio che volevo discutere con voi a supporto di questa domanda è quello pubblicato dal gruppo di Harvard di Frank Hu e Walter Willett sul British Medical Journal, sempre quest'anno. Anche in questo studio hanno guardato praticamente quali sono i fattori che compongono questo Healthy Lifestyle Score che predicono una vita priva di diabete, malattie cardiovascolari e cancro. E si è visto praticamente di nuovo che all'incirca c'è un gap di 10 anni, cioè gli uomini che hanno un peso corporeo più sano, non fumano, fanno attività fisica e mangiano meglio, guadagnano all'incirca, queste sono le donne, all'incirca, vedete, 11 anni, cioè le donne più malsane hanno, dopo i 50 anni, possono vivere senza malattie per 23,7, le donne invece che hanno uno stile di vita più sano, possono vivere senza malattie per 34,4, per gli uomini è 23,5, quelli non sani, e 31,1, quelli che hanno 4 o 5 di questi fattori di salute positivi. In questa, sempre nello stesso paper, vedete, viene diviso per appunto questi fattori. Questa è la dieta. Man mano che la dieta migliora, c'è un aumento del numero di anni liberi
da diabete, cancro, malattie cardiovascolari, per il fumo invece, man mano che peggiora, vedete, c'è un peggioramento, c'è una riduzione degli anni liberi da malattie, questo per l'attività fisica, sia nella donna che nell'uomo, man mano che aumenta il livello di attività fisica moderata, il numero di, il tempo impiegato aumenta, la probabilità di vivere senza malattie. Questo è per, il consumo di alcol. E questo è per l'indice di massa corporeo, cioè le persone che hanno un BMI normale tra il 18,5 e il 24,9-25 hanno praticamente una probabilità di vivere senza malattie, quelle tre malattie croniche degenerative che sono le più frequenti, più alto. Il terzo studio che porto a supporto invece è un altro che abbiamo pubblicato in collaborazione con il gruppo sempre di Frank Hu sul British Medical Journal 2016, e anche in questo studio vediamo praticamente che le persone che hanno tre o quattro stili di vita sani, cioè che fanno attività fisica 5 giorni alla settimana, che non fumano, che hanno, mangiano una dieta più sana, quindi più ricca di cereali integrali, legumi, verdure, pesce, e bevono alcol in piccolissime quantità, hanno una probabilità di mortalità che è molto più bassa, del 60% più bassa rispetto al gruppo di controllo, mentre le persone magre, vedete qui BMI 18,5-22,5, che invece sono che seguono uno squadra di vita e quindi fondamentalmente fumano, mangiano male, non fanno attività fisica e bevono in eccesso, queste non sono protette, anzi hanno un rischio di mortalità che è uguale agli obesi. Quindi essere magri di per sé non significa nulla. Una persona se è magra perché fa degli corretti stili di vita ha un rischio molto più basso di morire. Una persona che è magra per altri motivi, cioè perché perde peso, perché probabilmente accumula danno molecolare e metabolico man mano che invecchia, legato agli suoi stili di vita, invece ha la stessa mortalità di una persona obesa. Quindi questo è un altro importante concetto. Il quarto studio che vorrei portare a supporto cioè per rispondere alla domanda originaria è questo studio del Framingham Heart Study, in cui invece di usare appunto questi marcatori di fumo, BMI, attività fisica e dieta, qui proprio hanno misurato dei fattori di rischio cardiometabolici. E cosa hanno visto? Hanno visto praticamente che in questo studio del Framingham americano, che le persone, uomini e donne, che a 50 anni avevano un colesterolo plasmatico inferiore a 180, non trattato, senza statine, una pressione sistolica e diastolica inferiore a 120-80, sempre senza farmaci, che non fumavano, che non erano diabetici, che avevano un BMI inferiore a 25, avevano un rischio di fare un infarto del 5% nella rimanente parte della loro vita, quindi dai 50 anni in poi. Le persone invece che avevano due fattori di rischio alterati, cioè che avevano il colesterolo superiore a 240 o prendevano le statine, che avevano la pressione superiore a 160 su 100 o assumevano farmaci antiipertensivi, che fumavano o erano diabetici o avevano un BMI superiore a 25, avevano un rischio di infarto del 70%. Qui passiamo dal 5% al 70%, e la sopravvivenza media in queste persone con due soltanto dei quattro fattori alterati, due o più, hanno una sopravvivenza che è di 11 anni inferiore. Vedete, questi qua vivono più di 40 anni, quindi vanno a vivere sopra i 90, più di 90 anni, mentre questi vivono in media 28 anni soltanto, quindi arrivano a 78 anni. Ok? La domanda è: ma è possibile ottenere questi fattori di rischio cardiometabolici così belli, diciamo?
E la risposta è sì. Diversi studi che il mio gruppo di ricerca ed altri gruppi di ricerca hanno prodotto ci dicono chiaramente che sì. Per esempio, questo qua è uno studio randomizzato, clinico, di 2 anni, in cui abbiamo chiesto ai volontari, uomini e donne, tra l'altro non obesi, di seguire una dieta con un ridotto introito calorico. Abbiamo prescritto 25% di riduzione, ma in realtà abbiamo ottenuto un moderato 13%, quindi una cosa del tutto fattibile con naturalmente una sana alimentazione. Quello che vediamo è praticamente una riduzione del peso corporeo, come vedete, e un miglioramento di tutti i fattori di rischio cardiometabolici. Abbiamo visto una riduzione del colesterolo LDL, un aumento dell'HDL, del colesterolo buono, una riduzione dei trigliceridi, una riduzione della pressione sistolica, diastolica, un miglioramento dell'insulinosensibilità. Abbiamo visto appunto un miglioramento di vari marcatori di insulinosensibilità, quindi meno produzione di insulina, che è un fattore pro-invecchiamento. Abbiamo visto una riduzione dello stress ossidativo misurato con gli F2 isoprostani e una riduzione dell'infiammazione misurata con la proteina C reattiva, il TNF alfa e altri marcatori di attivazione del sistema immunitario. Non solo, in un altro gruppo di persone che ho studiato abbiamo visto che non soltanto i fattori cardiometabolici sono migliorati, ma anche la funzione del cuore. In questo studio che abbiamo pubblicato su una rivista molto importante, più importante a livello cardiologico, il Journal of American College Cardiology, abbiamo visto che il cuore di queste persone che seguono una dieta con un più basso introito calorico che gli permette di mantenersi magri, pur mangiando tutte le vitamine, sali minerali e i fitocomposti necessari per la salute, hanno un cuore che è più giovane, più elastico, meno fibrotico rispetto al gruppo invece che segue una dieta tipicamente americana, occidentale. E in un altro lavoro abbiamo dimostrato che il funzionamento del cuore, ma non solo del cuore, perché questa misurazione che si chiama heart rate variability, la variabilità della frequenza cardiaca, è un marcatore del bilanciamento tra il sistema simpatico e il sistema parasimpatico. Sono questi due sistemi, come se fosse lo yin e lo yang del sistema nervoso autonomo, quello che non viene controllato dalla nostra mente, ma è autonomo. Cioè, se ad esempio domani, se adesso entra nella mia camera un cane e inizia ad abbaiare, senza pensarci, il mio sistema simpatico viene attivato, aumenta la frequenza cardiaca, la pressione e sono pronto a scappare. Ora, questo sistema parasimpatico diminuisce, vedete, quindi diventa più forte con l'età, e mentre quello parasimpatico diminuisce di potenza con l'età. E quindi c'è un declino di questa heart rate variability chiara, chiaramente dimostrata, e quello che vediamo, come nel modello animale, che queste persone che fanno restrizione calorica hanno gli indici di heart variability che sono 20-25 anni più giovani rispetto al gruppo di controllo che ha la stessa età, lo stesso sesso. Quindi, insomma, cos'è il messaggio finale? Il messaggio è che questi studi epidemiologici, insieme a questi studi clinici, ci dicono che assolutamente sì, possiamo migliorare la nostra salute, possiamo aumentare di 10, probabilmente 12 anni gli anni vissuti liberi da malattie, ma penso che questo sia il minimo, che si possa fare molto di più, perché naturalmente in questi studi che vi ho descritto alla fine facciamo delle cose molto, molto grossolane, cioè avere un BMI inferiore a 25, tutto sommato. Significa tanto, ma non significa poi tutto, perché una persona può avere un BMI di 24, avere un aumento della circonferenza vita, l'attività fisica, cosa significa? Cioè, la dieta, la qualità della dieta, una persona può mangiare una dieta qualitativamente molto alta, ma avere un eccesso di consumo, per esempio, di olio, di altri cibi sani che comunque aumentano il grasso intraaddominale, epatico, in altri organi, causando delle alterazioni. Quindi quello che voglio dire è che abbiamo una conoscenza che è molto più sofisticata di questi dati, che sono comunque importanti e ci dicono che possiamo assolutamente
aumentare il numero di anni vissuti in salute, e non di poco, parliamo di 10-12 anni, ma quello che vi voglio dire appunto è che gli studi che abbiamo fatto negli ultimi 10-15 anni sono degli strumenti molto più precisi per agire su queste vie di segnale prolongevità che abbiamo scoperto attraverso degli interventi nutrizionali, ce ne sono un numero di interventi, adesso non ho tempo di entrare nei dettagli, e l'attività fisica ed altri interventi che in maniera specifica, in maniera quasi sartoriale, possono praticamente confezionare uno stile di vita che massimizza la nostra probabilità di vivere una vita lunga e senza malattie. Vedete qua velocemente, sono tutte queste complicate vie che abbiamo studiato nei modelli di animali, tutti questi animali che hanno un'alterazione di queste vie vivono più a lungo, e noi sappiamo che l'attività fisica, la restrizione calorica, le proteine e tanti altri fattori vanno a impattare su tanti di questi fattori che adesso non voglio discutere perché sarebbe troppo noioso. E a supporto di questo, la cosa ancora più bella è che non soltanto possiamo fondamentalmente aumentare gli anni vissuti senza malattie, ma in base agli studi fatti sui modelli animali, tipo questo, restrizione calorica, addirittura un 30% degli animali in restrizione calorica vive una vita lunghissima senza mai sviluppare malattie. E di nuovo, nel modello principe genetico, che sono i growth hormone receptor knockout mice, sono dei topolini a cui sto tolto il recettore per l'ormone della crescita, questi vivono molto più a lungo e circa il 47% non sviluppa nessuna malattia, quindi muore di vecchiaia senza malarsi, senza ospedali, senza farmaci, senza dolore. Quindi questa è la bella notizia, che biologicamente sappiamo che è possibile prevenire totalmente le malattie. E sappiamo che il 20% circa dei centenari non sviluppa nessuna patologia prima dei 100 anni. Questo appunto di nuovo non soltanto i topolini, ma anche nell'uomo è biologicamente possibile. E, ripeto, la dieta e l'attività fisica sono due fattori principe che vanno a targettare in maniera specifica diverse pathways pro longevità, antimalattia, ma poi ci sono tanti altri piccoli interventi che coadiuvano, che sono importanti per potenziare questo effetto protettivo. E quindi lasciatemi concludere con un messaggio che è quello di non fatevi ingannare, non pensate insomma che le malattie siano dovute alla sfortuna o ai geni, sono genetica, sono familiari, sono ereditarie. Sì, esistono una piccola percentuale di malattie ereditarie, ma quello che abbiamo scoperto dagli studi fatti, per esempio, sui gemelli monozigotici, quindi che hanno lo stesso patrimonio di DNA, sono identici, è che non più del 20-25% della probabilità di vivere una vita lunga o breve o di sviluppare, per esempio, alcune delle più frequenti forme di tumori sono legati ai geni che ereditiamo dai nostri genitori. L'80% o più è legato all'ambiente. E l'ambiente, in particolare gli stili di vita di cui abbiamo parlato, sono fondamentali. Quindi, insomma, abbiamo degli strumenti, abbiamo il potere. La conclusione di questo, abbiamo il potere nelle nostre mani, non dobbiamo delegare ad altri, ai medici, la nostra salute, abbiamo il potere per controllare la nostra salute e ridurre il rischio di ammalarci, se sappiamo come agire, se sappiamo quali interventi utilizzare per inibire queste vie pro invecchiamento, pro malattia, che abbiamo chiaramente delineato e studiato in tutti questi anni. Quindi possiamo aumentare la probabilità di vivere una vita sana, sia non soltanto fisicamente, ma anche emozionalmente, intellettualmente, e vivere una vita degna di essere vissuta. Quindi con questo vi saluto.